Buongiorno a tutti quanti, spero che apprezziate questo upgrade che ho fatto per il canale e spero che si senta meglio o comunque bene. Grazie a voi, perché grazie ai vostri acquisti che fate nei link sotto, grazie agli abbonati che tutti i mesi mi danno un grande sostegno, ho avuto la possibilità di fare questo upgrade per il canale e spero in futuro di riuscire a farne anche altri. Quindi, cosa facciamo oggi? Intanto già per cominciare bene mi sono dimenticato di prendere le lamette. Ok, eccole qua. Quindi, Gillette Natchet, tanto per cambiare, ormai sapete che è quasi la mia lametta definitiva, però le lamette sono una cosa sempre molto molto personale. E andiamo ad armare questo gioiellino. L'ormai introvabile Wolfman Guerilla. Io l'ho già provato tempo addietro e ho avuto delle mie considerazioni, però devo dire la verità che è passato un bel po' di tempo, ho fatto una diretta sul gruppo Facebook Passione Rasatura, che se non fate già parte vi invito a da fare un girellino. Dopodiché adesso mi serve tutto dentro il cassettino che ho qua da una parte, ma c'ho il telefono con quello per il microfono attaccato, quindi praticamente un macello, ma non importa. Allora, pennellino, vi andremo a usare questo fantastico turchese, non mi ricordo il nome, porta pazienza Alessandro Pistoia, col ciuffo G5 sintetico, fantastico ragazzi, manico fantastico, ma anche il ciuffo è veramente tanta roba. E dopo andiamo a provare un sapone, un set, che io avevo già provato il vegetale e non mi aveva per niente convinto, sono sincero. Adesso andiamo a provare il tallovato e vediamo come va. Ragazzi, se l'audio non è perfetto, portate pazienza, cercherò di capire come fare a usare sta roba, perché per me è la prima volta. Ho fatto solo il video sul profumo Te lo leggo negli occhi, che vi consiglio, è una roba tremenda, vi consiglio di andare a vederlo, perché è una profumazione che veramente per me è qualcosa di fantastico. Pre-barbino, qua c'è dentro un po' di tutto, Noai c'è dentro, Barber Mind, ho fatto un po' un mix perché avevo bisogno di finire qualche gel, facendo un mix vi devo dire che ci trovo anche bene. L'importante è che siano tutti buoni, ecco. O se magari ne avete qualche gel pre barba che non vi piace tantissimo, un po' meno, magari ne mettete un po' alla volta e vedo che alla fine li uso, e tanto alla fine se usate comunque saponi buoni è una coccola in più, ma niente di indispensabile, però vi dirò perché no. Allora, non ho neanche fatto vedere il set, pensate quanto sono bruciato. Wolfman Tutankhamon, Tut, si chiama Tut, eccolo qua, Hoffman, saponi fatto dalla HSC e Candy, ciao, vediamo se c'è scritto qua, non c'è neanche scritto, no, non c'è scritto niente, so che erano fatto da un'altra azienda, da quello che sapevo io, qua però non c'è scritto, ma non importa. Andiamo a provare il sapone, che è l'unica cosa che conta. E ora, profumazione, ma sinceramente si sente gran poco. L'altra era potentissima, però ragazzi, bruciore in viso e dopo protezione, via dicendo, a me non ha fatto proprio impazzire. Questa qua
Vediamo com'è. Però come profumazione, boh, sembra quasi un agrumatino. Non riesco neanche a definirla perché è veramente molto leggera. Strano perché di solito gli americani, almeno sulle profumazioni, sono belli sparati, no? Soprattutto quelli che non arrivano qua. Dove non hanno limitazioni, non hanno bisogno di far compromessi, di solito insomma non stanno lì tanto a pensarci. Non lo so, ma aspettavo quel qualcosa in più. Mamma mia, il pennello, secondo utilizzo, ragazzi, già è migliorato ancora di più. Che spettacolo. Quindi i vegetali, da quello che so io, non li ha neanche più fatti. Per me sono stati un buco nell'acqua. E dico proprio la verità. Infatti, da quello che so io, dopo ho fatto solo tè lavati. Vegetali per il momento li ho lasciati gli italiani. Sì, c'è qualcosina comunque valido perché anche Ariane Evans. O Wally Co, comunque sui vegetali, qualcosina che funziona li fa. Ma noi in Italia qua siamo a un livello attualmente con Pantarei, AIB, ma anche qualità prezzo, anche TFL, Toscana Factory, cioè siamo a un livello che non c'è americano che. Possa tenere testa, però. Essendo che comunque gli americani possono saponificare direttamente dal grasso animale senza problemi, ragazzi, cioè, sui tè lovati, come dico sempre, ognuno il suo, no? Ed è vero che noi italiani adesso non abbiamo più bisogno di niente, però ogni tanto è bello anche queste belle cose ignorantone all'americana, come piacciono a me, belle gaiarde. Devo essere sincero che tra questo e il vegetale, come montaggio, ho montato anche il microfono. Ho saponato anche il microfono. E come montaggio mi sta piacendo di più questo. Però adesso andiamo a vedere in rasatura. Ok. Cioè, grafiche bellissime, tutto molto bello, però come partenza col vegetale, profumazione fantastica, simile. Quella colonia Old Spice. Però, ragazzi, il video basta che andate a ritrovare. Allora, Wolf Mangheria, devo dire dolcissimo, ma un taglio molto molto piacevole. E comunque sia barba di diversi giorni la sta polverizzando. Vediamo se. Cosa riscontro dopo anche nel contropelo, perché logicamente un rasoio si giudica alla fine. Taglio veramente fantastico, eh. Bisogna dire, è un taglio fantastico. Preciso. Ecco, non spenderai una fortuna per acquistarlo perché ci sono rasoi fantastici lo stesso, però chi ce l'ha se lo gode. E se sei un collezionista, sicuramente un pezzo che quando ce l'hai a casa non ti penti di averlo preso. Ecco, manico cavo, quindi sembra enorme, ma in realtà
è maneggevolissimo. Manico si tende un po' non ha un gran grip, però è bellissimo, quindi basta asciugare bene le mani e diciamo che siamo a posto, no? Io mi dico sta cosa del manico che non ha grip, ma mi scivola in mano, cioè, ma ragazzi, ma non ci si può radare con le mani piene di sapone, per come la vedo io. Cioè, mi mettete un piccolo asciugamano come faccio io qua di fianco, e quando vi bagnate, passate, dopo vi asciugate le dita delle mani, cioè, anche il pennello non è bello, cioè, io lo sciacquo qua sotto, così almeno sciacquarlo, capito, che avete una buona presa, cioè, passare col sapone che vi scivola in mano, che a me non piace, se mi piace lavorare pulito in viso e sulle mani, basta solo un po' di accortezza, no? Scrivetemi nei commenti cosa vi piacerebbe che vi portassi in video. Ditemi la vostra, cosa vi piacerebbe vedere, un argomento che ci tenete tanto, non so, un qualcosa che magari non ho portato o che vorreste vedere. Boh, fatemi sapere. Fantastico, ragazzi. Con le Natchet Po, mamma mia. Io quando l'avevo provato lamentavo un po' di saltellamento della lama, però è da dire che mi sembra che in quel tempo stavo ancora selezionando le lamette, quindi cioè noi possiamo giudicare un rasoio, ma bisogna anche trovare le lame adatte al nostro viso, perché alla fine è quella che poggia sul viso. Ed ecco perché certi rasoi che ho provato nei primi anno e mezzo di rasatura li ho voluti rivalutare tutti. Certi ho riconfermato quello che avevo provato, questo effettivamente mi sto ricredendo completamente, perché è un rasoio veramente fantastico. Chissà perché non lo fanno più. Dico la verità che a gusto mio aver dato più possibilità di gap e di esposizione su questo rasoio si poteva fare tranquillamente. Qua la sparo grossa, non me ne vogliate, ma io lo sapete che io dico le cose come le penso. Si poteva tranquillamente fare a meno del VR1 e anche del VR2. Adesso qualche amante dei golf ma mi ucciderà, ma secondo me trovo molto più completo come rasoio questo Guerilla. Se Mario avesse fatto
4-5 piastre di geometrie diverse a disposizione, che non il VR1 che è veramente estremamente, cioè, dolce sì nel taglio, ma ti mangia il viso anche a gap bassi. Come trovo poco emozionante, poco gustoso il VR2, cioè è un gran rasoio che funziona bene, per carità, però poco gustoso, ragazzi, in rasatura non... Questo è preciso, gustoso, che non gli manca niente, ragazzi, niente. Ecco, chi voleva un po' più di efficacia, bastava un gap un po' più alto, un po' più di esposizione. Chi invece voleva qualcosa di ancora più tranquillo, un pochettino in meno, basta. Oh, ragazzi, il rasoio è mostruoso, mostruoso. Allora, tiriamo le somme, intanto ci spariamo un po' di after e vediamo se mi migliora la situazione profumo, perché attualmente è molto deludente. Allora, va. Allora, diciamo che sull'after perlomeno esce qualcosa in più, però una profumazione che veramente non la so spiegare, e non mi dice assolutamente niente. Boh, sembra una di quelle base profumate che trovi così in giro, non lo so. Ragazzi, non mi piace, proprio non mi dice niente. Mi dispiace perché gli americani, come sapete, di solito sono belli gagliardi sulle profumazioni e comunque hanno un loro estro, ma qui, ragazzi, cioè, non ci trovo niente. Trovo solo un bel packaging, meraviglioso, packaging molto bello, accattivante, cioè l'ho comprato per il packaging, però sostanza molto meno. Sento anche un leggero, adesso... come anche sull'altro set, un leggero pizzicorio. Secondo me non lo so se è la qualità degli oli essenziali o se c'è qualcosa dentro che mi dà un po' di fastidietto. Devo dire che a differenza dell'altro, sicuramente più prestazionale. C'è un montaggio migliore, più protezione, un'ottima scorrevolezza, anche un buon post rasatura. Qui sull'after sento un po' sbruccicchiare anche questo. Pelle un po' appiccicosa, adesso probabilmente è un po' carico di qualcosa. Non lo so, un marchio, ragazzi, che non mi ha convinto all'inizio e non mi sta convincendo neanche adesso. Cioè, con quello che hanno in America, questo a me, ragazzi, anche se è un po' meglio il taglio ovato, non mi fa dire wow. Sotto, tra virgolette, nessun aspetto, perché comunque a certi prezzi, a certe cose, mi aspetto... un certo livello, mi aspetto una certa qualità, mi aspetto delle certe prestazioni, e se non ci arrivano, ragazzi, il mondo è tanto, i prodotti sono tanti e scelgo altro. Quindi questo è un prodotto che fa il suo, che uno lo compra e dice fa il suo, ma che cavolo, se devo scegliere compro altro. Questa è la verità nuda e cruda. Pennellino Pantarei, ragazzi, uno dei migliori ciuffi in commercio per me, fantastico livello, veramente Omega Evo 1. Il 2 a me non mi ha fatto impazzire, anche se è molto prestazionale. Livello Umo G5, livello proprio top, fantastico, ragazzi. Qualità prezzo, secondo me, meraviglioso. Il manico è di una meraviglia incredibile, incredibile. Wolf Mangheria, veramente tanta roba, rivalutato alla grande, anche in contropelo si è comportato benissimo, taglio chirurgico, il giusto emozionante, la giusta profondità di taglio, cioè rasoio pressoché perfetto sotto ogni punto di vista, della progettazione
alle finiture, è proprio un rasoio meraviglioso. Grazie Enrico che mi hai dato la possibilità di riprovarlo un'altra volta. Ragazzi, dai, spero che il video vi sia piaciuto. Mi dispiace per Hoffman, purtroppo per adesso non mi è entrato nel cuore. Ecco. Che vedevo di? Niente, ve l'ho detto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, grazie che mi avete fatto compagnia. Risultato comunque ottimo. Spero anche che l'audio sia di buona qualità. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Bye bye.